Buon sabato ai nostri amici celiaci e a tutti coloro che ci seguono tutti i giorni. Oggi ricetta senza glutine perché andremo a sfruttare un ingrediente che è particolarmente indicato per realizzare la pastella, la farina di riso. Il nostro chef Marco Caldora, che è il protagonista della nostra puntata di oggi, ci realizzerà una ricetta davvero molto particolare, dove abbiamo anche un presidio slow food. Sì. E abbiamo lo zafferano. Abbiamo la cipolla, la piattona di Farra Fino Rumpetri, che è la cipolla piatta, appunto un po' di slow food. Sì. Certo. Poi cioè, praticamente facciamo una razza, tante volte vediamo sta razza, come quando era la gallinella, no? Certo. Che viene associata che per forza ci si deve fare un brodetto, una zuppa, cosa. E noi facciamo una razza, la facciamo in tempura di zafferano, la tempura senza che vi spieghi, l'abbiamo fatto tantissime volte noi la tempura. Farina di riso, che rende la tempura molto più friabile. Farina di riso, acqua gassata fredda, freddissima, anzi se sta acqua la teniamo in frigorifero anche una notte, ancora meglio. Ancora meglio. Poi abbiamo sciolto 4-5 pistilli di zafferano. In acqua tiepida per una mezz'oretta, e l'abbiamo messo in mezzo all'acqua dell'acqua gassata. Farina, un po' di prezzemolo tritato fresco, dico sempre, il prezzemolo, le spezie, usiamole fresche. Al momento. Non tritiamo il prezzemolo due giorni prima, lo quindale poi d'avanza, fin quando non finisce, certo. Che poi è fieno, non dà più quella... Certo, quella cosa. Assolutamente. Questo qua. Le pere invece... Ah, andiamo ad utilizzare anche le pere. Le abbiamo tagliate a listarelle, abbiamo messo a soffrire. Queste sono le pere di questa stagione, quelle proprio piccoline. Sì, quelle piccoline, vero? Sì. Noi abbiamo una zona sotto. Io abito a Frisa, e c'è una zona proprio sotto la vallata lungo il fiume Moro che ricordi di infanzia, perché noi abbiamo, anche se lo diciamo poco perché non piace vantarci di questa cosa, papà ha un orto immenso e ci sta tutto, e quindi abbiamo la campagna, ci abbiamo l'asino, i cavalli, poi ci andiamo a giocare. Che bello. Abbiamo come... Cioè, fa attenzione a dare queste indicazioni perché ti puoi ritrovare le fan sotto casa dopo. Ma già ne ho tante di fan, Jennifer, e da sotto ti gridano lanciaci i piatti. E quindi abbiamo queste pere tagliate a fettine, con la cipolla tagliata a julienne, messe insieme in padella contemporaneamente con olio d'oliva, e spadigliamo un momento, ma proprio quando vediamo la pera che comincia quasi a essere sfatta, ci mettiamo un cucchiaio di aceto. Quindi pere in agrodolce. Sì, esattamente. Pere e cipolla in agrodolce. È fatta questa cosa. Poi andremo alla fine a bagnare con un po'. Chi è che a casa non c'ha il famoso mosto cotto? Solo chi non è abruzzese. Un po' di mosto cotto, andiamo a fare questa piccola glassatura di mosto cotto. Questo è piatto per celiaci, anche per chi non è celiaco. Questo è uno di quei piatti che mette tutti d'accordo. Mette tutti d'accordo, celiaci sì. E non. E soprattutto può essere una cosa bella che piace a tutti, a chi non piace lo street food. Poi adesso è la stagione dello street food. Che passeggi per strada, ti prendi un panino, quindi invece di sti hot dog, di sti cose, prendiamo una street food molto molto particolari, ma roba genuina, cosette nostre fatte al momento. Ma poi io dico sempre, chef, a volte, ma soprattutto d'estate, si ha bisogno di informalità, cioè vogliamo essere più liberi, vogliamo poter mangiare qualcosa al volo senza doverci cambiare, preparare per andare al ristorante, quindi tutto diventa più di poco impegnativo, più semplice e meno impegnativo. Esatto, abbiamo bisogno proprio di questo. Sì. Quindi, alle nostre ali di razza che facciamo? Ecco, prendiamo le ali di razza, ne facciamo tre, questo è un po' grande, c'è la sta razza. Sì. Che qua si chiama la barraccola. La barraccola. Allora, eccoci qua. Facciamo dei bastoncini. Una cosa che tengo a precisare è, ascoltatemi però, quando vediamo la razza non ha le spine. Non esistono le spine di razza. La razza ha, come si dice, un nervetto, un tenerame, un nervetto. E non c'è niente di più buono, croccante da masticare sotto i denti, quelle non sono lische, assolutamente, non confondiamo le lische con il tenerame, con questa cosa della razza. Allora, qui abbiamo un olio di arachide dove non andiamo a friggere, questo abbiamo fatto, Jennifer, noi possiamo andare. Andiamo a fare una cosa che ti piace tanto, dai, friggere.
prendiamo la razzetta, allora, ecco qua, le mettiamo nella pastella. Beh, mi è scappato un po' di zafferano in più. Non fa niente. Ancora più bella e gustosa. Quindi l'olio, mi raccomando, ben caldo, l'olio senza che lo caldo, diciamo, sì, perché insomma i nostri amici telespettatori sono bravissimi, lo sanno, però insomma è il nostro dovere ricordare sempre che per una buona frittura innanzitutto... Oh, tranquillo, tranquillo, scappa. Serve olio abbondante e anche ben caldo. Ora, per friggere bene dobbiamo friggere almeno a 180 gradi. Quando facciamo una carne, una coscetta di pollo, sì, per dire, oppure qualcosa di più, che è più grosso, di spessore, okay, di più spesso, ecco, sì, friggiamo invece, tipo un carciofo, friggiamo intorno ai 160-165. Okay, perché dobbiamo tenere, sì, per più tempo. Sì. Per le fritture invece croccanti, come dicevo, tipo una frittura di pesce, tipo un fiore di zucca, dobbiamo friggere almeno a 180, perché okay, deve essere la frittura violenta e breve. Breve. In okay, questo caso friggiamo a 160-170, ecco. Ok, certo. Anche qui il tempo di cottura è breve. Sì, sì, qua abbiamo qualche minuto, un paio di minuti. Ma poi con la razza facciamo, si può fare razza e cicoria, si può una zuppetta, razza e fave. Oddio, guarda, veramente. Tu mi dici sempre come tante ricette diverse, come vanno. Sì, l'altro. Infatti. Cioè, ti improvvisi. Sperimenti. Tante volte associ un sapore che conosci, li associ a mente, ecco. Certo. Ti lasci guidare dal. Esatto, li pensi e poi dici, sai che adesso li assemblo e vengono fuori poi degli ottimi piatti, perché in cucina poi la fantasia non deve mai mancare, noi lo diciamo sempre, dobbiamo sperimentare, provare, poi magari se una cosa non riesce, non so che fa. Che fa? L'importante è provare, invece tante volte, il più delle volte direi, le cose riescono e sono delle belle soddisfazioni. Quindi praticamente possiamo già impiattare. Sì, cominciamo a organizzarci per impiattare, sì. Poi questo abbinamento con le pere estive, poi. Ma sì, perché mi piace, ecco, la cipolla è fresca, dà freschezza. La pera è un frutto di stagione, cioè di stagione. Esatto, sì. Poi la pera è versatilissima, perfetta nei dolci, ma anche nei piatti, insomma, così agrodolci, salati. Sì, sì, è molto molto versatile. Bella gonfia la pastella, bellissima, poi il poi riso, la farina di riso, beh, rende ancora più leggera. Ricetta senza glutine, quindi perfetta per tutti, veramente. Finger food, street food. Sì. Io per esempio... Ma tu immagina a mangiare questo così per strada. Che meraviglia. No, ma poi io adoro mangiare con le mani. Non so, ditemi che sono una selvaggia, sono scostumata, non lo so. Io adoro mangiare con le mani. Cioè, per me, non lo so, è un atto quasi primitivo, non so che dire, non so come definirlo. Però mi piace mangiare con le mani, quindi se posso evitare di utilizzare la forchetta, sempre meglio. Ci sono delle cose che vanno mangiate con le mani, come la pizza. No, la pizza si mangia con le mani. Se poi ti vuoi aiutare con forchetta e coltello, perché magari devi riprendere più cose, ok, lo posso comprendere, però... Si mangia con le mani. Qualche giorno fa, Jennifer, abbiamo fatto tra colleghi, che saluto tutti, da Marcello a Concetto, anche con colleghi in trasmissione che stanno con noi, da tutti quanti. Massimiliano, Massimo Capretta, c'era Marcello Spadone, Peppino Dinari, Concezio Gizzi, Raffaele Trilli, cioè tutti i colleghi. Abbiamo fatto una l'abbiamo chiamato Jurassic Park, abbiamo fatto proprio in un campetto estivo a Roccaraso una mega grigliata di tutto, su quella griglia c'era tutto, abbiamo mangiato appunto altro che street food, proprio, ma ci dovevate vedere quanto eravamo belli, guarda. Ma io ci credo, chef, ci credo, perché così deve essere, anche voi avete bisogno di un po' di informalità, di cose poco impegnative, visto che vi impegnate tutti i giorni. Sembravamo dei cannibali. Oh, che bello. Allora, il nostro piatto è pronto, con questa goccia di mosto cotto
andiamo a dare questo, questa abruzzesità, questo dolce, questa. Poi sta bene, si sposa con l'agrodolce della pera, della cipolla. Con la cipolla. Pera, c'è lo zafferano, sai, il terroso dello zafferano, quindi è molto. Street food senza glutine, perfetto per tutti. Rifate questo piatto a casa, fateci sapere com'è andata, se avete dei dubbi, avete bisogno di consigli, scriveteci sulla nostra pagina Facebook Chef in Cucina Rete 8. E che dire, grazie per essere stati insieme a noi, buon sabato, buon proseguimento sempre su Rete 8. Ciao e buona domenica. I carboidrati è la parte principale dell'alimentazione sana, è la parte principale dell'alimentazione mediterranea e serve anche durante la dieta dimagrante. Importante scegliere alimenti poco raffinati e ben abbinati con le proteine e con la fibra proveniente dalla verdura.